Buongiorno, oggi è lunedì, ricominciamo la settimana. Forse il tempo sta cambiando, sento un sacco di vento, speriamo che non piova. Cominciamo con il caffè, sono le 5:40. Gaia non si sveglia e niente, dovrò fare altre cose e invertire la procedura. Intanto faccio colazione io. E questa mattina mi faccio il pancake. Quanto mi piace a me sto pancake che mi viene così morbido morbido, nonostante sia proteico con la crusca d'avena, eccetera. E niente, stamattina vuoto, pancake vuoto perché ho finito marmellata. E ho finito tutto quanto. Ieri dovevamo uscire ieri pomeriggio per andare un attimo al supermercato, appunto, a prendere qualcosa che mancava e niente, mi sono addormentata, ho dormito così bene, avevo proprio bisogno e quindi stamattina pancake vuoto, ma va bene, ce lo facciamo andare bene lo stesso, lo inzupperò nella mia tazzona di latte e caffè. E andiamo. La ninna ancora dorme e già so che non farò in tempo a truccarmi stamattina, però vabbè, non importa. Allora, 7:41, siamo usciti in perfetto orario e questa è la situazione traffico, ma forse ce la facciamo a non arrivare tardi. Ti metti a fuoco? Sì, ok, speriamo bene. Oggi piove e quindi ovviamente il traffico triplica. Come volevasi dimostrare, non ho fatto in tempo a truccarmi. Occhiaie e borse ne abbiamo in quantità industriale. Se a qualcuno servono, io volentieri. Bambino, buongiorno. Va bene, ci vediamo più tardi, vediamo che combiniamo oggi. Buonasera Ninna! Allora, adesso la Ninna il 27 compirà un mese e comincia a stufarsi di stare sempre qui, nella culletta. Allora, abbiamo tirato fuori la sdraietta e l'ho messa qui vicino a me sul tavolo. Mentre io voglio farvi vedere una specie di haul. Allora, è arrivato un ordine di Amazon. Ecco, fantastico. Allora, ho preso questo asciugamano per il bagnetto, ma qual è la particolarità di questo asciugamano che è il classico fatto a triangolo? Praticamente ce lo leghiamo alla mamma, se lo lega addosso. Non so se riesco a farvi vedere. Ecco, praticamente la mamma se lo lega addosso in modo che prendi il bambino e poi praticamente te lo metti addosso senza paura che ti scappa perché sempre tutti bagnati, hai paura che ti cadono. È molto molto comodo. Poi eventualmente ve lo faccio vedere. All'opera, ecco, in poche parole, tu te lo leghi addosso e c'hai questo asciugamano addosso anche mentre lavi il bambino e poi te lo appoggi addosso il bambino e insomma, è comodo. È molto comodo. Poi sempre da Amazon ho preso le spugnette di Real Techniques per truccarmi. E poi ho preso il rasoio elettrico. Questo non è il Silke Peel, è proprio il rasoio elettrico tipo quello per la barba degli uomini, esattamente per le ascelle e altre parti che non vi sto qui a raccontare, ma che si può immaginare. Lo provo, vi faccio sapere.
E poi, sempre da Amazon, che però mi ha lasciato un po' perplessa, e lo scriverò nelle recensioni, ho comprato i sacchetti compatibili per il folletto. Sono 12 sacchetti, e poi c'è pure un filtri motore, boh, non so, potevo guardare, e ci sono addirittura le Dovina, quelle originali, si chiamano Dovina, e praticamente è il profumo che si mette qua, lo dico per chi magari non conosce il folletto, si mette qua, questa, e quando passi, che passa l'aria calda praticamente nell'apparecchio, e rilascia il profumo, è carino. Quello che mi lascia perplessa è che praticamente mi è arrivato il pacco così, senza nemmeno, cioè, la scatola solita di Amazon. E questa è una spedizione Prime, e praticamente mi ha suonato il mio vicino che abita sopra e mi ha portato questo pacco in mano dicendomi: guarda che stava fuori, stava dentro al portone, ma ha buttato per terra e te l'ho portato perché probabilmente sarebbe sparito. Ecco, quindi l'ho ringraziato, ma cioè, non so se è lecita una spedizione del genere. Comunque lo scriverò nelle recensioni. Poi siamo andate da Ocean, come cavolo è, per prendere qualcosa per Gaietta. Allora, ho preso questi due paia di calzini che sono un po' pesantini, sono più pesantini, a 3,99 euro. Poi invece ho preso quest'altro pacchetto qua di calzini, che sono invece di cotone, sono 3 e 3 a 2,99. Poi ho visto al volo le forbicine, che ancora non le avevo comprate. Le forbicine con la punta arrotondata costavano 1 euro e ho detto: venite, venite a casa con noi. Ho preso poi, va bene, i classici body, questo è il pacchetto da 3 e costano 8,99 euro. E secondo me Ocean per queste cose è imbattibile. Poi le ho preso questo cosetto qua che si attacca praticamente al passeggino. Vediamo se comincia a divertirsi a guardare cose che si muovono. E poi ho preso questa specie di felpina. Questa felpina a 9,99. L'ho presa nel reparto maschio perché basta tutto sto rosa, come dicevo nell'altro video, e però le ho preso anche dei ginsetti. Questi ginsetti a 6,99 euro, ho preso misura 6 mesi perché almeno le durano un po'. Questo mi fa impazzire, Just Smile. Le ho preso questi ginsetti che magari si sì, appunto si abbinano. E poi, questo non da Ocean ma da una merceria qui vicino casa, ho preso i jeans per queste qua. Queste sono delle simil Converse fatte a mano all'uncinetto e sono fantastiche. Le ho dovute prendere, non ho potuto resistere, e quindi con i jeans direi che ci stanno molto bene. E poi ho preso anche una vestaglia, praticamente una vestagliona tipo pile, qualcosa del genere. Questa l'ho presa per Flavio, è un po' grande, ma almeno non dobbiamo stare tutti gli anni a comprare la vestaglia. Poi, uscendo dallo Shan al piano di sopra del centro commerciale di Porta di Roma, perché io vado lì perché praticamente abito a un passo, c'è Piazza Italia. Piazza Italia, io l'ho rivalutato tantissimissimo perché non ricordo esattamente, qualche anno fa eravamo entrati con mio marito per vedere. E siamo usciti abbastanza schifati perché praticamente era tutta roba, proprio quella roba
cinese, ma quel cinese che insomma non. Invece poi ci rientrai per caso, non mi ricordo per quale motivo, e avevo visto che avevano proprio cambiato totalmente i prodotti e quindi ho cominciato a frequentare Piazza Italia e io mi trovo benissimo, dei prezzi assolutamente competitivi e roba che assolutamente ne vale la pena. Allora, ho preso un altro paio di pantaloni di tuta per Flavio a 9,90. 9,95, vabbè, 10 euro. E questi sono la taglia XS delle cose da uomo praticamente, perché ormai le cose da bambino non gli vanno più. E questo è quanto. Poi ho preso questa felpettina che non so come farvi vedere. Praticamente la particolarità di questa felpa sono le maniche. È una felpetta, insomma, niente di che. E siccome ci sono 10 giorni di sconti, non so di che cavolo, costava 12,95 e l'ho pagata 7,75, qualcosa del genere. Quindi sicuramente 13 euro non ce l'avrei spese, però 7 euro, 8 euro l'ho presa. Taglia XL e poi un jeans che avevo visto un giorno che ci sono andata, ma che non ho comprato perché in quel momento, insomma, ero andata per prendere altre cose e mi era piaciuto perché in fondo a questo non so come definirli, comunque a questo disegno qua e sono super skinny. Me li devo provare, sono taglia 48, costavano 25 euro, l'ho pagati 20, 19 qualche cosa. Me li devo provare, però ho addosso un paio di pantaloni sempre loro taglia 48 e mi vanno bene e quindi non vedo perché non debbano andarmi bene anche questi. Comunque, speriamo bene. Poi, sempre a Porta di Roma, scendendo giù. Davanti alla scala mobile ti ritrovi NYX e che fai? Non ci entri da NYX? Quindi sono entrata da NYX ed ho preso. Allora, mi ero già comprata il nuovo fondotinta di NYX, Can't Stop Won't Stop, però avevo sbagliato il colore. Mi piace tantissimo questo fondotinta, veramente tantissimo. Mi piacerebbe fare anche un video su questo fondotinta, fatemi sapere se vi interessa. E veramente è un buon prodotto. Allora, siccome avevo preso un colore troppo chiaro, sono andata a prendere un colore un po' più scuro. E anche da poter miscelare a quell'altro perché mi scoccia sinceramente doverlo buttare perché è veramente troppo chiaro, mi fa proprio bianchissima. E quindi niente, ho preso questo e poi ho preso un altro di questo, dico un altro perché ne ho già uno. Questo qua praticamente è come fosse una tinta per gli occhi, tipo una tinta labbra ma per gli occhi, un ombretto liquido. Se vi capita veramente andateli a vedere perché funzionano veramente bene, cioè lo metti sull'occhio, dopo un secondo si asciuga e si fissa, proprio ti rimane lì tutto il giorno. E niente, io mi sto trovando, vabbè, mo sto facendo un casino. E questo è con questa luce, ovviamente non si vede bene, ma veramente questi ne valgono la pena. Ecco i colori, mi dirai che i colori, insomma, dipende un po' dai gusti. E poi, siccome l'ultima volta che ero andata mi ero presa uno di questi nuovi gloss, praticamente sono fantastici questi gloss. Sono gloss, ma sono pigmentatissimi, tant'è che anche quando dopo un po' comincia ad andare via, diciamo, il lucido, le labbra rimangono pigmentate e sono veramente tant'è, il primo che avevo comprato era questo sul marroncino e poi ho preso quest'altro. Piano piano penso che prenderò
prenderò altri colori. Se vi interessa, vi faccio vedere che il marroncino è il 122. Ce la fai a metterti a fuoco? Il 122, invece quest'altro è il 07. E poi ho preso un altro correttore, l'HD, nel colore 6, perché ne avevo un altro. Devo dire che non è male come prodotto, per noi un po' più avanti con l'età, che diciamo la zona delle occhiaie comincia a seccarsi. Questo qua, devo dire che con la zona delle occhiaie ben idratata, funziona abbastanza bene, non fa troppe pieghe, non va troppo nelle pieghe e, azzeccando il colore giusto, copre anche abbastanza bene. E niente, questo è un piccolo haul di quello che abbiamo preso oggi. Buongiorno. Allora, stamattina siamo già a casa, io e Gaia, sono le 9 e già siamo tornati a casa dopo aver accompagnato Flavio a scuola. E oggi sono più sfatta che mai perché, va bene, di solito mi sveglio verso le 5 perché lei mangia poi verso quell'ora. E invece stamattina alle 4:30 un crampo mi ha dolcemente svegliato, l'animaccia sua, e vabbè. Quindi adesso mi faccio la seconda colazione con le fette biscottate e un po' di latte. E lei si sta già risvegliando, quindi tra un po' dovrà rimangiare e poi devo dormire. Devo dormire. Devo dormire almeno un paio d'ore, anche se devo girare dei tutorial sulle unghie, ma assolutamente devo dormire se non ho ragione. Babbono, allora a dopo. Ciao, io sono tornata dal pediatra, siamo andati dal pediatra con Gaia. E è cresciuta, pesa 4,1 kg e va bene, tutto a posto. Questo è quel gloss di NYX che vi ho fatto vedere ieri. E vedete che vi dicevo che è molto pigmentato e rimane sulle labbra. Ho appena mangiato un pezzo di pizza e non sono stata neanche molto attenta perché tanto sto a casa. E per dire come rimane, cioè per essere un gloss, va più che bene. E niente, adesso sto qui con la piccoletta che dorme e io devo cercare di cominciare a farmi le unghie per fare anche un paio di video che sono arretrata con i video delle unghie veramente. Ci vuole tempo per farli e quando lei piange, ecco, adesso si sta già muovendo, aiuto, terrore. Ti prego, fammi fare una cosina. Vabbè, vediamo che riesco a fare. Ecco, stamattina sono riuscita a girare il video di queste unghiette. Qui c'è un ragno disegnato. Vabbè, vediamo cosa riesco a combinare. Buongiorno gente! Allora, oggi è giovedì e ieri ho saltato di riprendere perché ho avuto una giornata un po' piena e mi sono poi dimenticata. Ogni tanto mi veniva in mente, ma poi mi dimenticavo. E qui c'è la ninna. Ninna, come mi guardi? Che faccia fai? Allora, sta un po' così perché ha appena mangiato. Gli sta venendo il triplo mento praticamente. Ninna, come mi guardi? Sì, pure le linguacce. E
E niente, oggi una giornata abbastanza tranquilla, tant'è che ho dormito prima, forse no, un paio d'ore, no, un po' meno, però avevo bisogno di riposare e comunque mi sento gli occhi ancora più abbottonati di prima. E niente, mo combiniamo qualche cosa, vero Ninna? Hola Ninna! Hola gente! Ok, ci vediamo più tardi. Ciao. Allora, Ninna, giusto il tempo di mangiare, quindi prima di mangiare cambiato pannolino, il tempo di mangiare, che ne so, saranno 20 minuti, e giusto giusto per andare in produzione di quella grossa puzzolente. Ninna, ti piace fare la cacchina col pannolino pulito, vero? Vero, Ninna? Ninni! Ninni! Sto singhiozzo benedetto, mannaggia. Allora, volevo farvi vedere un'altra cosa che magari a qualcuno può essere utile. Questi sono i piedini della Ninna. E appena la prima volta che l'ho cambiata, io ho visto che lei è nata con le unghie degli alluci. A triangolo praticamente, adesso si stanno un po' allargando qui in punta, ma erano proprio a triangolo e infatti io ho subito pensato, vediamo quest'altro, ecco, questo ancora di più, infatti questo mi sa che è quello più problematico. Ho subito pensato che queste unghie si sarebbero incarnite, perché giustamente non c'è l'unghia, la pelle copre, la pelle va sopra l'unghia. E quindi il pediatra, ferma Ninna. Quindi il pediatra mi ha detto che adesso devo fare degli impacchi con acqua e bicarbonato, quindi prenderò un pezzo di ovatta e cercherò di tenerlo fermo, non so come, magari le rimetto i calzini. Vabbè, starà con i piedi un po' bagnati per tipo una ventina di minuti, ha detto. E poi devo cercare di aprire questa pelle e cercare di tagliare l'unghietta se c'è che si sta incarnendo sotto. Ora, va bene che io sono un'icotecnica, eccetera, però questa cosa preferivo non doverla fare. Comunque, vediamo come faccio, magari può essere utile anche a qualcuno di voi. Ciao gente! Allora, sto andando a fare il bagno alla Ninna e volevo farvi vedere questo asciugamano che vi ho fatto vedere l'altro giorno che era arrivato. Praticamente questo ha dei bottoni a mo' di bavaglino. La mamma o chi per lei, insomma, si mette questo coso qua così. Ci sono anche dei lacci dietro che si può allacciare. E poi praticamente uno prende il bambino, se lo mette addosso e lo copre. E quindi è molto comodo perché non ti bagni totalmente come succede e non ti scappa il bambino da tutte le parti. Dopo ve lo faccio vedere all'opera. Allora, praticamente, vedi, ora la mia ninna qui è ancora asciutta. Quindi uno prende il bambino, tira su tutto l'ambaradam e ecco qua. Te lo appoggio addosso e non ti bagni. Hola Nina! Facciamoci sto bagno, va.